Presentazione in Camera di Commercio a Firenze di un evento importante per le aziende vitivinicole del territorio. È un premio di eccellenza e Firenze e la Toscana lavorano sempre sul vino. Sì, con stasera si conclude questo ciclo di 3 settimane dedicate a valorizzare i grandi vini toscani. Siamo partiti 3 settimane fa proprio qui in Camera di Commercio con prima anteprima, l'anteprima vini con la stampa internazionale nelle settimane scorse. Concludiamo stasera, meglio dire questo fine settimana perché ancora domani e domani l'altro abbiamo 2 begli eventi alla Leopolda che sono eccellenze di Toscana. Stasera abbiamo questa premiazione delle 50 aziende che da oltre 10 anni compaiono nella guida vite dell'Associazione Italiana Sommelier. Sono un po' la punta di diamante della grande produzione vitivinicola toscana, sono aziende che hanno fatto della qualità la loro stella polare e devo dire questo fatto anche della grande qualità dei vini toscani è riconosciuto dal fatto di avere in Toscana oltre 58 denominazioni di origine. In Toscana il 95% dei 61.000 ettari coltivati a vigneto è coltivato in chiave biologica, quindi una grande qualità quella dei nostri vini, un grande impegno, ci tengo a sottolinearlo, quello della Camera di Commercio di Firenze e della Regione Toscana di valorizzare le nostre grandi produzioni, non solo le grandi aziende, voglio evidenziarlo, ma anche le produzioni di tante piccolissime aziende che da questi eventi, dagli eventi come il Buy Wine, dagli eventi come Anteprima, hanno modo di entrare in contatto con la stampa internazionale, con i grandi buyers internazionali, quindi fortificare quella che è la loro dimensione commerciale. Quindi un'attività che facciamo che con il vino al centro, perché ripeto, il vino è un grande ambasciatore di Toscana nel mondo e un grande strumento di marketing territoriale. E vogliamo ricordare che, come ha detto lei, in Toscana abbiamo delle grandissime aziende, dei grandissimi nomi con eccellenze conosciute in tutto il mondo, ma abbiamo anche tante piccole realtà che però stanno crescendo e lavorano sul vino, investono su questo settore e queste sono opportunità importanti. Sì, guardi, ha detto proprio bene, sono tantissime le aziende, sono in Toscana oltre 12.500 le piccole, medie e grandi imprese afferenti il vino, la nostra attività che poi si dipana su tanti eventi, ripeto, ecco, è rivolta soprattutto a queste piccole, piccolissime imprese che altrimenti non avrebbero modo per avere, come dire, contatti con buyers internazionali, con la stampa internazionale. Noi dedichiamo al food in generale tanta attenzione, avremo nel prossimo mese di aprile un ulteriore evento che è il Buy Wine, sul food avremo un ulteriore evento in autunno che è il Buy Food, sono eventi molto commerciali dedicati ai grandi buyers internazionali che solitamente vengono a Firenze a incontrare le nostre imprese. E in questo evento in particolare c'è una collaborazione questa sera con ICE, con anche degustazioni e qua a Firenze quindi arrivano veramente le eccellenze della Toscana insieme a questa associazione che è importante e fondamentale per il vino. È un bellissimo elemento in più di questa collaborazione, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, ma anche l'Associazione Italiana Sommelier regionale toscana. Noi stasera premiamo sì le tante imprese, le 50 imprese, ecco, ma è anche un'occasione per riunire in queste occasioni i sommelier che sono una realtà importante del nostro territorio perché sono coloro che nel quotidiano presentano al turista, al consumatore le nostre grandi eccellenze, riescono a raccontare, a narrare in maniera convincente e persuasiva veramente un territorio. E chiudiamo con l'ultimo aspetto, ha parlato del biologico, con buyers internazionali questo elemento è sempre più importante per le aziende? È fondamentale, guardi, perché il biologico è oggi oltre che sostanza ma è anche un grande, come dire, atu in chiave di marketing, quindi il consumatore ricerca un vino di qualità ma che abbia alle spalle una produzione, come dire, più chiara, più trasparente possibile qual è quella biologica. Quindi avere oggi un vino biologico è conquistare fette importanti di mercato. Noi abbiamo questa grande fortuna in Toscana di avere una prevalenza di produzioni biologiche. I dati confermano questa grande
anche potenza commerciale del vino toscano, nonostante un anno non felicissimo, il 2023, il vino toscano ancora nel 2023 ha fatto segnare un controvalore di export di 1 miliardo e 300 milioni, quindi una grande realtà produttiva, un grande fenomeno economico, un grande biglietto da visita della Toscana nei mercati del mondo. Oggi a Firenze presentiamo le eccellenze della regione toscana, sono le aziende che da 10 anni sono premiate da voi e che la Toscana ovviamente è un'eccellenza sul vino per tutta la nazione. Dunque sì, sono 10 anni di vite e in questi 10 anni abbiamo raccolto durante tutte le degustazioni che si sono succedute con quelle realtà vitivinicole che hanno sempre nel corso degli anni con un vino o con l'altro presentato i loro vini nell'eccellenza, quindi con punteggi superiori a 91 centesimi. Quindi sono considerate le best wineries della Toscana. Chiaramente sono anche un aspetto che evidenzia il valore del vino toscano, il quale nella percentuale di incidenza sulla guida nazionale è quello che supera quasi il 25%. Siamo qua a Firenze in occasione della presentazione di Vitae e nel territorio della provincia di Arezzo. Quali sono le eccellenze, le attività che partecipano e che verranno premiate se ci sono? Guarda, ci sono aziende rappresentative fortunatamente di tutti gli angoli della Toscana. Quella che è uscita nel tempo come azienda retina, siamo nella zona di Sette Ponti, è tutta Sette Ponti, perché comunque Loreno è stato probabilmente uno dei vini che a livello mondiale, non solo nazionale, ha raccolto tantissimi premi. Quello che ci piace è una rappresentatività totale legata all'essere così ricco, diversamente ricco che è il fare vino in Toscana. Siamo così e ci teniamo tantissimo, quindi qua ci saranno grandissimi sangiovesi che sono declinati tra Brunello, tra Chianti Classico, ma ci sono grandi vini della costa come anche qualcosa che sta crescendo, per esempio un grande Syrah cortonese oppure un grande Pino Nero per tornare all'Aretino del Casentino, quindi siamo ben rappresentati su tutti gli aspetti e questo credo sia la cosa più bella da raccontare oggi. E raccontavamo prima che la realizzazione della guida è un lavoro di selezione di tanti tuoi colleghi che durante l'anno fanno questo processo. Come nasce? Guarda, allora, parte tutto con un lavoro di formazione che parte 4 mesi prima del lavoro pratico esecutivo del fare la guida, quindi degustare campioni, eccetera. Il percorso di formazione quest'anno ha riguardato 52, se non sbaglio, soci in più, degustatori qualificati, quindi degustatori ufficiali che hanno fatto un percorso di alta formazione. Dopodiché ci sono 3 mesi e mezzo pieni di lavoro tra degustazione e redattori, quindi chi degusta non scrive poi di vino, ma dà una traccia legata al punteggio ma soprattutto al contenuto e chi sa scrivere meglio è poi quello che cuce il vestito fino a realizzare il prodotto finito. Quindi 3 mesi intensi, 3 mesi e mezzo pieni, ma la cosa bella è che anche lì abbiamo la possibilità in Toscana di produrre, gestire, coordinare, organizzare quello che poi va su una guida nazionale. Quindi siamo molto orgogliosi e fieri che a livello regionale si costruisca il contenuto. Parlavamo prima con il presidente di Camera di Commercio che negli ultimi anni il biologico è iniziato a entrare e riveste un ruolo sempre più importante anche con i buyers. Come siamo messi in Toscana? Molto bene. Sì, il biologico è un elemento importante oggi rispetto ai mercati soprattutto esteri, soprattutto Nord Europa, che è sempre stata all'avanguardia in questa, attenzionando questo motivo in più. Questa caratterizzazione in più. Il biologico oggi è un elemento di narrazione importante, ma soprattutto un elemento che si lega, se ben intenzionato, ben sviluppato, ben coordinato, si lega a quello che è un argomento che sta a cuore a tutti, che è la sostenibilità. Quindi diciamo che come principio lavorare bene, non intaccando ma anzi salvaguardando quello che è il nostro ambiente, in questo caso vitivinicolo, è un dovere che tutti abbiamo. Noi nel riconoscere un lavoro ancora più difficile rispetto a un lavoro così più tradizionale, no? Come tipologia, e i produttori stessi a investire qualcosa in più, risorse, tempo, per riuscire a esprimere dei vini che siano sempre più identitari del territorio. Beh, guarda, fare vino per noi toscani è un qualcosa di inscindibile dall'essere persona nata in Toscana. Per noi è cultura, è storia,
è davvero un ambito sociale che nel tempo prosegue e cresce. È un po' come mettere in risalto attraverso un'eccellenza del Made in Italy riconosciuta nel mondo la nostra tradizione più pura. E per noi è un po' questo, siamo legati al fare vino come siamo legati alla tavola e indissolubilmente le due cose si uniscono nel quotidiano della nostra vita. La cosa bella è che in Toscana oggi si produce in biologico ma in assolutamente in una qualità trasversale vini che sono davvero difficilmente riproducibili al di fuori dei nostri territori, quindi unici. Sì, si premia stasera le aziende che con continuità hanno investito sulla qualità. Sono aziende che da 10 anni sono presenti nella guida che è curata dall'Associazione Italiana dei Sommelier, Vite, e che per 10 anni hanno avuto il massimo riconoscimento, cioè le 4 viti che attestano il livello più alto di qualità accertato appunto dai sommelier. Aziende quindi dalle più piccole aziende molto blasonate, ma fino alle più piccole aziende che abbracciano un po' tutto il territorio, dalla Maremma fino alla Lunigiana, e che sono i testimoni più importanti della qualità della regione toscana, che anche in un anno non facile, che ha visto la diminuzione della quantità della produzione, però si riconferma come una regione che sulla qualità non ha paura di confrontarsi con nessuno. Sì, le cantine sono le migliori della Toscana e la Toscana, lo sappiamo, è una delle regioni top a livello mondiale di produzione vitivinicolo. Il senso della manifestazione, soprattutto del riconoscimento, è premiare la continuità aziendale ad alto livello di queste aziende. Perché? Perché la capacità di investire su prodotti e su un'identità di lungo periodo vuol dire dare veramente valore al proprio prodotto. Tra l'altro questo, se voi vedete, ci sono delle cantine e delle aziende che hanno quasi 1000 anni di storia nella nostra regione. È una cosa abbastanza unica, abbastanza rara. E riuscire a stare a livelli alti di qualità significa davvero contribuire al valore del prodotto regionale e fiorentino in maniera determinante, perché è con la continuità aziendale che poi si riesce a dare identità alla produzione di tutto il territorio. E anche nel territorio di Firenze ci sono delle aziende che sono dei grandi nomi, ma anche delle piccole realtà che però stanno crescendo anche sul settore del biologico. Assolutamente, io credo però che il vantaggio in questo momento è che c'è un mercato per tutti. Ci sono le grandi aziende che sono più conosciute ovviamente a livello nazionale, ci sono invece delle nicchie che sono sempre più come dire, apprezzate, anche perché associazioni come l'AIS e la Guida Vite consentono di avere dei punti di vista diversi e soprattutto di formare delle nuove sia professionalità sia competenze diffuse. Sul vino io credo che si stiano formando delle competenze diffuse nel pubblico delle persone che lo amano, che consentono anche di avere delle piccole realtà che magari non possono avere i prezzi delle grandi produzioni, ma offrono delle cose, come appunto lei diceva, lei la produzione biologica in alcune zone sta prendendo l'80-90% del territorio, che è una cosa sempre più interessante. Del territorio, che è una cosa sempre più interessante.